Si è calmata adesso, sta guardando un cartone. Però ha detto che oggi non vuole andare a scuola. Non mi sembra grave. Mi spieghi che bisogna cercare di coinvolgerla? Io dico, se sei arrabbiata, prenditela con me. Ma lei che c'entra? C'entra che questa volta è diverso. Ed è giusto che Irene sappia quello che succede. Ah sì? Anche a costo di farle del male? Basta. No, non ti permettere! Filippo, non ti permettere! Non provare a farmi passare per la cattiva madre perché ho detto a mia figlia la verità, capisci? Ascoltami bene. Lei ha 4 anni e mezzo. Se tu le dici che la mamma e il papà hanno litigato, che cosa penserà? Penserà anche a colpa sua, no? Ma che cosa? Non ti preoccupare, ci penso io. Felice, penso io a spiegarle le cose come stanno. Stai tranquillo. Che la mamma e il papà le vogliono un mondo di bene, ma che non vanno più d'accordo. E poi non ti preoccupare, perché in classe sua ci sono un sacco di bambini figli di separati. Lei lo sa come funziona. Non ti sembra ricorrere un po' troppo? E a te non ti sembra di illudere tua figlia quando le dici che tutto tornerà come prima? Quando sai che non è possibile assolutamente che questa cosa succeda? Adesso per piacere te ne vai, che voglio restare da sola. Cerchiamo di mantenere un buon rapporto. Cerchiamo di restare civili. Per favore. Almeno per nostra figlia. Per nostra figlia. Bravo. Ci dovevi pensare prima. Se siamo in questa situazione, tu sei l'unico responsabile. Adesso vattene. Almeno una fetta di crostata. Guarda che questa non l'ho fatta io, è quella del caffè Vulcano che ti piace tanto. Grazie nonna, non mi va. Amore, ma non puoi stare digiuno a scuola. Beh, possiamo comprare una brioche andando a scuola, che dici? Sì, sì. Ma lo fai un sorrisino, amore, devi stare tranquilla, andrà tutto bene. Cosa che deve andare tutto bene? Oggi alla verifica dei compiti delle vacanze, ma andrà benissimo perché ha studiato alla perfezione. Mamma, dov'è il quaderno di grammatica? Amore, non lo so, penso che l'hai lasciato di là, vai a vedere. Adesso ricomincerà l'incubo della Gagliardi. Franco, per favore, non farti sentire la Bianca. Non mi sente, sta di là in camera, non ti preoccupare. Abbiamo detto 1000 volte che non dobbiamo aggiungere le nostre ansie alle sue. Appunto, è quello che faccio. Solo che vedere mia figlia che va a scuola come se andasse al patibolo, mi dispiace, non ci posso fare niente. Beh, dispiace anche a me, naturalmente. Però vedrai che oggi andrà benissimo e lei si tranquillizzerà. Speriamo. Anche perché è rimasta a studiare per tutte le vacanze, rinunciando anche a vedere l'Urgi d'Artista a Salerno per studiare. Vabbè, però se questa maestra è tanto più severa di quella precedente, è normale che Bianca fatichi un po' ad abituarci, sì. Infatti. Vabbè, tu piuttosto, perché non ti vai a riposare che sarai distrutto da una notte in garage? Sì. Poi magari vedi anche se ha trovato il quaderno. Sì, sì. Vado. Capisco che è stato un buco nell'acqua, ma non riesco a capire le motivazioni che ti ha dato Viscardi. Mi sembrano un po' vaghe. È così, Fabrizio, è così. Guarda, il piano di rilancio non gli sembra valido. Ah. Non si fida più di Alberto. Ah, su questo non ha torto. Certo, però al piano ci abbiamo lavorato anche io e Roberto. No, la verità è che Valerio vuole sganciarsi dai cantieri. E nulla gli farà cambiare idea. Ha riparlato di vendere le quote? Sì, guarda, è stata la prima cosa che mi ha detto. Questa volta è veramente deciso. E lo farà quanto prima. Secondo te non ci sono i margini per una trattativa, magari presentandogli un piano alternativo? No, 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 Valerio ha detto che vuole vendere e basta. Ti assicuro che ho fatto il possibile per convincerlo. E non sai quanto mi è costato, considerando che lo detesto per come si è comportato con mia figlia. Quindi ora si tratta di gestire questo passaggio di quote? Sì. Non abbiamo altre chance. Scusami, eh. No, perfetto. Devo convocare assolutamente una riunione con Alberto e Roberto. Ciao Marina. Ciao Roberto. Scusami, ma devo parlarti con una certa urgenza. Dimmi, che succede?
No, meglio se ci vediamo di persona, anche con Alberto, è importantissimo. Facciamo tra mezz'ora i cantieri? Ci provo, traffico permettendo. A tra poco. Problemi? Quando mai no. Se c'è di mezzo Alberto Palladini, i problemi sono la regola. Che cosa ha combinato stavolta? Non lo so, so solo che Marina è molto agitata e vuole vedermi subito ai cantieri. Mi dispiace, ma devo andare. Ah, no, non preoccuparti. Allora mi metto a lavorare nel tuo studio, se per te va bene. Ah, certo. Senti, un'altra cosa. Io avrei cambiato idea. Preferirei restare qui invece che cercarmi un'altra sistemazione, se per te va bene. Certo, va bene. T'ho già detto che mi fa solo piacere. Sì, Serena oggi ha coinvolto Irene nei nostri casini. È completamente fuori di sé, quindi preferirei restare il più vicino possibile a mia figlia. È la scelta giusta. Ne parliamo quando torno, va bene? Sì, sì, va bene, vai tranquillo. A più tardi. Ciao. Tacite stelle nei campi. Amore, basta ripetere. Chiudi quel quaderno e vai tranquilla. Mamma, non continuare di ripetermi di stare tranquilla. Che ore sono? Non ti preoccupare, ci sono 10 minuti di tolleranza. Sì, ma la maestra si arrabbia lo stesso. Dice che la puntualità è la prima cosa. Spiego io alla maestra che non è colpa tua che c'era traffico. Guarda, c'è anche Maria Vittoria che sta entrando adesso. Vai con lei. Maria, non mi dai un bacio, vieni qua. Vai e torna vincitrice. Se Valeria ha deciso di andarsene, vorrà dire che faremo a meno di lui. Tanto i cantieri vanno avanti lo stesso. Sì, vanno avanti, ma con difficoltà per colpa tua. E hai anche la faccia tosta di minimizzare i problemi che hai creato. Io non sto minimizzando, ma sai perfettamente che anche se Valerio esce, la maggioranza delle quote è nelle mani di Marina. Sì, ma tu dovresti anche sapere che l'ingresso ad un nuovo socio è sempre un rischio, visto che ci sono dei passaggi cruciali nella vita di un'azienda che vanno decisi di comune accordo tra i soci. Valerio aveva anche accettato il nostro piano ed era disponibile a non vendere. Poi si è reso conto di quanto tu sia irresponsabile e inaffidabile e ha cambiato idea. Balle! Valerio aveva deciso di scaricarci fin dall'inizio. No, non è affatto vero. Roberto ha ragione. Valerio si era convinto a restare. Peccato che poi tu sia finito su tutti i giornali per molestie nei confronti della sua cameriera. Tra l'altro, creando pure un danno d'immagine a noi due. Io non accetto lezioni da te. Quella ragazza ha dichiarato il falso e anche ritrattato. Comunque vi ricordo che voi per mesi ve ne siete fregati dei cantieri, tutti e due. Sono io che ho portato avanti l'azienda, da solo. E infatti i risultati si vedono. Alberto, qui nessuno sta dicendo che non hai lavorato. Però oggettivamente hai commesso degli errori di gestione che ci hanno penalizzato, per cui è necessario fare dei cambiamenti. E questo che cosa vuol dire? Eh? Che cosa significa? Che non sei in grado di fare l'amministratore delegato dei cantieri. E che se tu facessi un passo indietro sarebbe tanto di guadagnato per tutti. Valerio potrebbe ripensarci e magari ritornare sulle sue decisioni. Beh, è una possibilità. In fondo ho sempre la maggioranza. Potrei chiedertelo con gentilezza. Se vuoi fare una forzatura, scordatelo. Non vi conviene tirare la corda fino a questo punto. Io da qui non me ne vado. Allora, vabbè, io ho terminato, però appena poi se gli dai un'occhiata anche tu mi fai una cortesia. Sì, dopo. Senti, a che punto sei con i capitolati sul progetto in Ghana? Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, sono in alto mare. Sì, però devi darti da fare perché abbiamo una scadenza. Però sono così entusiasta di lavorare per un progetto per l'Africa che non, veramente sono felicissima. Ma ti ricordi quando sono partita a dicembre del 2005? E come si può dimenticare l'addio straziante tra te e Franco all'aeroporto? Certo, se mi avessero detto che dopo 15 anni eravamo ancora qui insieme con una figlia. Ne è passato di tempo. Già, a proposito di marito e figlia, sai che cosa faccio? Chiamo Franco e gli chiedo la cortesia di andare a prendermi Bianca così posso continuare a lavorare. No, starà dormendo, vacci tu. Ma se Franco dorme, tranquilla che stacca il cellulare.
Ehi, amore, dimmi. Ehi, senti un po', ma per caso ti ricordi il 24 dicembre del 2005? Sei terribile. Eh? Vabbè, lascia perdere, niente. Piuttosto, già che sei sveglio, perché non vai a prendere tu Bianca a scuola? Mi faresti un'enorme cortesia, che ho tante di quelle cose da fare oggi. Ma certo, amore, ci vado subito, certo. Come no? Perfetto, grazie, sei un angelo. Ci vediamo dopo. Oh, poi mi spieghi questa storia del dicembre 2005? Ah, no, quello te lo devi ricordare da solo, mi dispiace. A dopo. Pensateci prima di provare a buttarmi fuori. Se affondo io, vi porto con me. E adesso scusatemi, ma vado a lavorare. Roberto, forse non è il caso di andare allo scontro con Alberto. Ti ricordo che può sempre tirare fuori la storia dei fondi sottratti alle imprese Viscardi. Ah, ancora con questa storia? Sappiamo bene che non lo farà. È stato per troppo tempo zitto, sarebbe evidente che aveva un suo tornaconto. Tra l'altro il rapporto con Valerio ora è pessimo. Comunque, Marina, adesso il problema non è Alberto. Certo, comunque, ammesso che lasciasse il posto di amministratore delegato, Valerio non cambierebbe mai idea sulla vendita delle sue quote. Ma non ti ha dato nessun elemento per capire come si sta muovendo, a chi pensa di vendere? No, certo io avrei il diritto di prelazione, ma gli ho fatto capire che al momento purtroppo non ho la liquidità sufficiente. Se è deciso, è possibile che abbia già un acquirente. No, non credo. La decisione l'ha presa di recente. Purtroppo nel nostro statuto c'è scritto che lui può scegliere di vendere a chi vuole, insomma, noi non abbiamo nessun tipo di controllo. Però possiamo giocare d'anticipo. Cercare noi un acquirente che ci stia bene e proporglielo. Lui non avrebbe nessun motivo per rifiutare. Questo è vero. E allora, coraggio, diamoci da fare e facciamoci venire qualche idea. Io intanto faccio qualche telefonata esplorativa.